Piata 7, prua 270. Assumete la formazione d'attacco. Affermativo, Granduca. Noi siamo pronti. Ehi, Lance, sì? Spunteremo fuori a bassa quota dal sole che sorge. E a un miglio di distanza gli spariamo la musica. Musica? Sì, io uso Wagner. Quei selvaggi si cagano sotto e i miei ragazzi si casano. Ehi, adesso mettono la musica. Casei ad Aquila in picchiata. Si parte con la psicoguerra. Bella forte. Romeo Foxtrot, sono aperte le danze. Eccoci! Sì, signore! Granduca 6, Colomba 1-3, tenetevi pronti. Riportateli alle tante la pietra! Passa e chiuda! Siamo fuori, dei coccoli! Ok, ok, lascia fermi, levati! Togli di mezzo quelli, scusi! Vieni qua, piccolino, sì, qua. Signora, stia fermi! Lei non stia fermi! Vieni! Colomba 1-3, vogliono una scarica di napalm là sotto. Potete virare e scaricarlo? Benissimo, 1-3, siamo pronti a fotterli. Qual è il bersaglio? Bisogna mettere fuori uso un mortaio tra gli alberi laggiù. Ricevuto, arriviamo. Bene, mantenete la formazione e scaricate tutto quello che avete. Digli di prendere i miei elicotteri, signore! Andate alla vostra sala! Vai, forza! No, tu devi andare con tuo figlio! Forza! Portatela via e dite ai ragazzi di portarmi la tavola, corri! Granduca 6, qui è Colomba 1-3. I jet sono pronti all'attacco, colpiranno il bersaglio fra 30 secondi. Il gioco si fa serio. Sta tranquillo. Faremo piazza pulita in un baleno. Sarà tutto a posto, sta tranquillo. Dammi quel costume. È un regalo della nona cavalleria, da parte mia e dei ragazzi. Ti ci voglio vedere fare le tue prudenze in acqua, d'accordo? Al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria. Un bel giorno questa guerra finirà.